No, sono felice dei gol, sono felice della vittoria più che altro della squadra, perché penso che anche andando sotto 1-0 siamo stati bravi a rimanere lucidi, a rimanere positivi e a riprendere la partita. Sì, mi è dispiaciuto non fare ritiro per dei problemini, degli acciacchi, sono contento di averli risolti e di star trovando sempre di più la condizione. Poi cerco sempre di fare meglio, di magari di migliorare quali sono quelle che sono le cose che magari faccio meno bene e concentrarmi su quelle che faccio meglio. Però cerco di lavorare giorno dopo giorno per migliorarmi. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, stiamo riformando un bel gruppo che già c'era l'anno scorso, però essendo andati via qualche ragazzo, comunque avendo preso altri ragazzi, il gruppo si doveva ricreare, stiamo creando una bella coesione tra di noi e penso stiamo esprimendo anche un bel gioco. Poi col tempo cercheremo sempre di affiatarci di più e fare meglio. Allora, riguardo il ruolo, penso di essere sì un ibrido, magari che posso sia spingermi in avanti che comunque dare una mano quando magari c'è da difendere o comunque quando gli altri portano la prima pressione e di stare a una via di mezzo tra i reparti, tra il centrocampo e l'attacco. Riguardo gli obiettivi, sicuramente ancora è presto per parlare, no, di obiettivi, però si devono capire tante cose ancora. Noi pensiamo a fare una partita alla volta e poi alla fine un passo alla volta di andare avanti, non pensare più che altro quotidianamente, scusa, con gli allenamenti, le partite, cercare di fare le cose fatte bene e poi alla fine se fai una cosa fatta bene, poi il risultato a domenica è una conseguenza. Giocando comunque l'infrasettimanale anche il giovedì c'è stato poco tempo per preparare la partita. Diciamo che il fatto della regressione alta è una caratteristica che penso che abbiamo come squadra, che ci ha dato il mister e cerchiamo di sfruttarla a nostro favore, magari rubando palle avanti e andando poi a concludere o comunque creare un'occasione da gol. Sì, il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite, ma sappiamo che non è, cioè, è molto molto difficile, quindi dire quello che non è andato è difficile. Noi cerchiamo di migliorare le cose che non sono andate per magari evitare di ripeterle e poi di esprimere il nostro gioco e cercare di vincere. Però parlare cioè, sapere che cosa non è andato non è semplice da dire, se no uno non perderebbe mai.